1. Dave Cullen stava aiutando Olga Glakov a costruire la Tor Eiffel. L'impresa li impegnava ormai da 6 giorni, sempre di buon mattino, nella sala comune della casa di riposo Lakeview. Accadeva raramente che fossero soli, perché le persone anziane si alzano presto, già dalle 5:30. Il gigantesco schermo piatto sul lato opposto del salone blaterava la solita spazzatura ruffapopolo di Fox News e alcuni ospiti lo guardavano con la bocca spalancata. «Ah», disse Olga, «eccone uno che cercavo». Incastrò un pezzo della nave portante vicino alla base del capolavoro di Gustave Eiffel, che, stando a quanto c'era scritto sul retro della scatola, era stato realizzato con metallo di scarto. Dave sentì avvicinarsi il rumore di un bastone da passeggio e senza voltarsi salutò il nuovo venuto. «Buongiorno, Ollie. Ti sei svegliato presto?» Da giovane Dave non avrebbe mai creduto possibile riconoscere qualcuno dal rumore del suo bastone, ma da giovane non avrebbe nemmeno immaginato di trascorrere i suoi ultimi giorni in un posto dove tanta gente ne possedeva uno. «Buongiorno a te», disse Ollie Franklin. «E anche a te, Olga». Olga lo guardò solo un attimo, poi tornò al puzzle. «Un migliaio di pezzi», diceva la scatola, e ne aveva già sistemati la maggior parte. «Queste travi sono un vero casino. Continuo a vederle anche quando chiudo gli occhi. Credo che mi farò una sigaretta per ossigenare i polmoni». In teoria, a Lakeview fumare era rigorosamente verboten, ma a Olga e una manciata di altri irriducibili era concesso di sgattaiolare attraverso la cucina fino alla zona di carico e scarico, dove c'era una specie di posa cenere. Olga si alzò, traballò un poco, imprecò in russo e in polacco, recuperò l'equilibrio e si allontanò trascinando i piedi. Prima di uscire si fermò e guardò Dave preoccupata. «Lasciami qualche pezzo, Bob, me lo prometti?» Dave alzò una mano mostrando il palmo. «Giuro su Dio!» Soddisfatta, Olga riprese faticosamente a camminare, cercando in una tasca del vestito informe le sigarette e l'accendino. Ollie inarcò un sopracciglio. «E da quando ti chiami Bob?» «Bob era suo marito, ricordi? Sono arrivati qui insieme. È morto 2 anni fa. «Ah, giusto. E ora lei sta andando fuori di testa. Terribile!» Dave fece spallucce. «In autunno compirà 90 anni, se ci arriva. Ovvio che abbia qualche rotella fuori posto, ma guarda qui», disse indicando il puzzle che occupava il tavolo per intero. «L'ha fatto quasi tutto da sola. Io sono solo il suo assistente». In quella che chiamava vita reale, Ollie era stato un grafico e guardò il puzzle quasi finito con malinconia. «La Tour Eiffel. Lo sapevi che quando ancora la stavano costruendo alcuni artisti avevano protestato?» «No, ma non mi stupisce. Si sa come sono i francesi». «Lo scrittore Léon Bloy la definì un lampione orrendo». Guardando il puzzle, Dave Cullen capì che cosa intendeva Bloy e si mise a ridere. Ricordava un lampione, in effetti, o quantomeno una specie. «Un altro artista o un altro scrittore, non ricordo più chi, sostenne invece che dalla Tour Eiffel ci fosse la vista migliore di Parigi, proprio perché era l'unica da cui mancava la Tour Eiffel». Ollie si chinò di più, con una mano appoggiata al bastone e l'altra premuta all'altezza dei reni come per tenerli insieme. Gli occhi si spostarono dal puzzle ai pezzi rimasti, un centinaio giù di lì, e poi di nuovo al puzzle. «Houston, sembra proprio che qui abbiamo un problema». Dave già lo sospettava. «Se è vero, la giornata di Olga è rovinata». «Avrebbe dovuto aspettarselo. Quante volte pensi che ci abbiano giocato con questo puzzle, composto e ricomposto? Sai, i vecchi sono più sbadati degli adolescenti». Si raddrizzò. «Ti va di fare 2 passi con me in giardino? Devo darti una cosa e anche parlarti». David guardò Ollie con attenzione. «Ti senti bene?» L'amico ignorò la domanda e disse: «Su, vieni fuori. È una splendida mattina, ci riscalderemo un po'». Ollie gli fece strada verso il patio, scandendo il passo con il bastone al solito ritmo 1, 2, 3.
Passando accanto alla cricca dei bevitori di caffè davanti alla televisione, augurò buongiorno con un cenno della mano. Dave lo seguiva di buon grado, per quanto leggermente disorientato. 2. La forma del Lakeview ricordava una U. La sala comune era compresa fra due bracci laterali in cui c'erano le suite dotate di ogni comfort. In ognuna erano presenti un soggiorno, una camera da letto e una specie di bagno completo di maniglione e di doccia con sedile. Le suite non costavano poco. Il Lakeview non era certo uno di quei posti che puzzano d'urina e di disinfettante, benché numerosi ospiti soffrissero di incontinenza. Non appena aveva compiuto 83 anni, lo stesso Dave aveva avuto qualche sgradevole incidente notturno, e adesso, su una mensola alta nel suo armadio, c'era un pacco di pannoloni. Le stanze avevano anche la TV satellitare, e in ogni ala dell'edificio era allestito un buffet. Due volte al mese, inoltre, venivano organizzate festicciole con degustazioni di vini. Tutto sommato, pensava Dave, era un posto per niente male. Un posto niente male per occupare il tempo in attesa della fine. Quando arrivava l'estate, il giardino della casa di riposo era lussureggiante, un vero godimento. C'erano vialetti dappertutto e nel centro una fontana zampillante. Esplodeva di fiori, ma aveva un aspetto elegante e ben curato. Se a qualcuno camminando fosse di colpo mancato il respiro o se gli si fossero intorpidite le gambe, avrebbe potuto chiamare aiuto da uno dei telefoni sparsi qua e là? Gli ospiti che ancora dormivano sarebbero usciti a gustarsi la giornata prima che facesse troppo caldo. Sarebbero usciti anche quelli nella sala comune quando ne avessero avuto abbastanza di Fox News. Quei viottoli si sarebbero presto popolati di gente a passeggio, ma per il momento Dave e Holly avevano il giardino tutto per loro. Dopo aver varcato la doppia porta e aver sceso con molta attenzione i gradini dell'ampio patio lastricato, Holly si fermò. Cominciò a frugare nella comoda giacca a piede Paul e tirò fuori una catena d'argento a cui era appeso un orologio da tasca. Lo porse a Dave. «Apparteneva a mio bisnonno. Voglio che lo tenga tu. A giudicare dalla scritta che c'è incisa all'interno l'ha comprato o gli è stato donato». Nel 1890. Legato alla catenella, l'orologio ciondolava nella mano mezza paralizzata di Holly Franklin, come l'amuleto di un ipnotizzatore. Dave lo fissava sospeso fra il divertimento e l'orrore. «Non posso accettarlo». Pazientemente, come se istruisse un bambino, Holly disse «Certo che puoi, sono io che te lo sto dando, e ti ho sorpreso diverse volte ad ammirarlo». «Ma è un cimelio di famiglia». «Lo è come? E lo prenderà mio fratello se lo troverà fra le mie cose una volta che sarò morto, il che avverrà molto presto, magari questa notte stessa. Di certo uno di questi giorni». Dave restò senza parole. Con lo stesso tono paziente, Holly proseguì. «Mio fratello Tom non vale la terra che ci vorrebbe a seppellirlo. A lui non l'ho mai detto in maniera così schietta, sarebbe stato crudele. Ma a te ne ho parlato moltissime volte, giusto?» «Beh, sì». «Ha fallito 3 volte negli affari e 2 in amore, e io l'ho sempre aiutato. Anche questo credo di avertelo raccontato più di una volta, no?» «Sì, ma...» «Io ho lavorato bene e ho investito bene», disse Holly mentre si incamminava facendo risuonare il bastone con il suo codice personale. I tap, tap, tap. Tap, tap, tap. «Faccio parte di quel famigerato 1% di privilegiati tanto osteggiato dai giovani progressisti. Non sono poi così ricco in realtà, ma lo sono abbastanza per vivere comodamente qui da 3 anni, continuando a salvare le chiappe al mio fratellino. E non devo più prodigarmi anche per sua figlia, grazie a Dio. Marta sembra sapersela cavare da sola, il che è un sollievo. Ho fatto testamento, è scritto per bene ed è corretto in ogni sua parte. Mi sono regolato equamente. L'ho pensato prima di tutto alla famiglia e siccome non ho né moglie né figli, significa che ho lasciato tutto a Tom, eccetto questo orologio, che è per te. Sei stato un buon amico, quindi
Mi farai il favore di accettarlo. Dave ci pensò su un attimo. Decise di restituirglielo una volta dimenticati quei presagi di morte e lo prese. Fece scattare il coperchio e un istante dopo ammirò il vetro del quadrante. Faceva le 6:22. Per quel che ne sapeva, l'ora era giusta. Sopra il 6, la lancetta dei secondi si muoveva rapidamente dentro il suo piccolo cerchio. È stato pulito molte volte, ma solo in un'occasione c'è stato bisogno di ripararlo, disse Holly rincominciando lentamente a camminare. Nel 1923, a quanto sosteneva mio nonno, dopo che mio padre lo fece cadere nel pozzo della vecchia fattoria a Hemingford Home. Ti rendi conto? Ha più di 120 anni e si è guastato una volta sola. Quanti al mondo potrebbero dire lo stesso di sé? Una dozzina di persone? Soltanto 6, forse? Tu hai 2 figli maschi e una femmina, sbaglio? No, non sbagli. Nell'ultimo anno il suo amico era dimagrito sempre di più e di tutti i suoi capelli era rimasta solo qualche ciocca. Sottile come quelle dei neonati, sulla testa calva e punteggiata di macchie. Eppure era più lucido di Olga. O di me, dovete ammettere, Dave. Nel mio testamento l'orologio non c'è, ma tu faresti bene a metterlo nel tuo. Sei il tipo d'uomo che ama i propri figli in egual misura, ma ce ne sarà uno che ti è più caro, vero? Ecco, lascialo a quello che ti piace di più. Potrebbe essere Peter, pensò Dave sorridendo. Restituendo il sorriso o afferrando il pensiero che vi si celava dietro, Holly schiuse le labbra rivelando i denti superstiti e annuì. Adesso sediamoci che sono stanco, morto. Non che mi ci voglia molto in questi giorni. Si sedettero su una panchina. E Dave fece per restituirgli l'orologio, ma Holly respinse la mano con un gesto di disgusto così teatrale da risultare comico. Dave rise, benché a suo giudizio la faccenda fosse seria. Più seria di qualche tassello di puzzle smarrito, poco ma sicuro. Il profumo dei fiori era intenso, celestiale. Quando Dave Cullen pensava alla morte, non così lontana, ciò che più gli dispiaceva era la perdita del mondo sensoriale con tutti i suoi piccoli piaceri quotidiani. La vista della curva di un seno che spuntava da una scollatura. La musica frenetica di Cozy Cole che si scatenava la batteria in Topsy Part 2. E il gusto della meringata al limone. Il profumo di quei fiori a cui non sapeva dare un nome, e che sua moglie invece sarebbe stata in grado di riconoscere dal primo all'ultimo. Non dico che non potresti morire questa settimana stessa, Holly. Chiunque qui ha un piede nella fossa e l'altro su una buccia di banana. Dio sa se non è vero, però non puoi esserne sicuro. Non so se hai fatto un sogno, se un gatto nero ti ha attraversato la strada o chissà cos'altro, ma i presagi sono solo stronzate. Non si tratta solamente di avere un presagio. È che ne ho visto uno in carne e ossa. Ho visto Mr. Yummy. E nelle ultime 2 settimane è successo spesso. Ogni volta era sempre più vicino. Presto verrà a trovarmi in camera da letto. Le cose stanno così e non mi importa. Sinceramente non vedo l'ora. La vita è una gran cosa, ma quando hai vissuto a lungo, prima di svanire ti logora poco a poco. Mr. Yummy? Chi diavolo è Mr. Yummy? Non è lui in persona, lo so. È come se fosse una sua rappresentazione. O la somma del tempo e dello spazio, se preferisci. Però un vero Mr. Yummy è esistito. Lo avevano soprannominato così io e i miei amici una sera all'High Pockets. Il suo vero nome non l'ho mai saputo. Non ti seguo. Che sono gay, l'hai capito, sì? Beh, mi sa che devi aver chiuso con i fidanzati già prima che ci conoscessimo. Però l'avevo più o meno intuito, certo. Per via del fazzoletto al collo? Per come cammini, pensò Dave. Perfino con il bastone. O per come passi la mano su ciò che resta dei tuoi capelli e poi dai un'occhiata allo specchio.
o per il modo in cui alzi gli occhi al cielo quando guardi certe donne in quello show televisivo The Real Housewives, e anche per i disegni di nature morte nella tua stanza, che rappresentano una specie di cronologia del tuo declino. Una volta devi essere stato bravo, bravo sul serio, ma ormai ti tremano le mani. Hai ragione, la vita prima di svanire ti logora poco a poco. Tra le altre cose. Bene, hai mai sentito i discorsi di quelli che dicono di essere stati troppo vecchi per partecipare a una delle varie spedizioni militari americane? Vietnam, Iraq, Afghanistan. Certo, però il più delle volte dicono di essere stati troppo giovani. L'AIDS è stata una guerra. Holly si guardava le mani nodose, da cui il talento era ormai quasi scomparso. Una guerra per cui non ero vecchio a sufficienza. Non so se sei d'accordo, ma nessuno lo è, è abbastanza vecchio quando il luogo in cui combatti è lo stesso dove sei nato. È quello che penso anch'io, più o meno. Io sono venuto al mondo nel 1930. Quando l'AIDS fu riconosciuto per la prima volta negli Stati Uniti e descritto clinicamente, avevo 52 anni. Vivevo a New York e facevo il freelance per alcune agenzie pubblicitarie. Ogni tanto mi capitava ancora di bazzicare i locali del village con gli amici. Non lo Stonewall, che era un buco infernale gestito dalla mafia, ma diversi altri sì. Una sera ero in Christopher Street, fuori dal Peter's Peppers. Mi stavo facendo una canna con un amico e in quel momento un gruppo di ragazzi è entrato nel locale. Erano belli. Portavano pantaloni aderenti a zampa d'elefante e quelle camicie con le spalle ampie e la vita stretta che andavano ai tempi. E stivali scamosciati. Yummy boys, tipi da leccarsi i baffi, insomma. Direi di sì, ma il nostro non era fra quelli. Il mio migliore amico, che si chiamava Noah Fremont ed è morto proprio l'anno scorso, sono stato al funerale, mi disse: «Non ci hanno degnato di uno sguardo, no?» Dovetti dargli ragione. Quelli così ti notavano solo se avevi abbastanza soldi, ma noi eravamo troppo dignitosi per questo genere di cose, mettiamola così. Pagare la compagnia di un altro era umiliante, ma qualcuno di noi a volte lo faceva lo stesso. Già. Alla fine degli anni 50, la prima volta che sono andato a New York, scrollò le spalle e guardò in lontananza. La prima volta che sei andato a New York? Stavo pensando a come dirlo. Alla fine degli anni 50, quando le donne sospiravano ancora per Rock Hudson e Liberace, quando l'omosessualità era un modo di amare che non osava neppure chiamarsi per nome, mentre oggi non sta mai zitto, io ero all'apice del desiderio sessuale. Da questo punto di vista, ma sono certo che ce ne siano altri, molti altri, gay ed etero sono uguali. Ho letto da qualche parte che in presenza di una persona attraente, gli uomini pensano al sesso ogni 20 secondi. Quando però si parla di adolescenti o di ventenni, pensare al sesso è una costante. Non importa se c'è o non c'è una persona da cui si è attratti. Basta un alito di vento a fartelo rizzare. Gli venne in mente il suo primo lavoro, benzinaio, e una rossa carina che un giorno aveva visto scendere dalla macchina del fidanzato. Nel farlo, la gonna le si era sollevata, rivelando per un paio di secondi le mutandine bianche di cotone. Masturbandosi, Dave aveva rivissuto quel momento mille volte, e anche se all'epoca aveva solo 16 anni, il ricordo era ancora fresco e nitido. Dubitava che la stessa cosa sarebbe capitata a 50 anni. A 50 anni di biancheria intima femminile ne aveva già vista bizzeffe. Alcuni giornalisti reazionari, con malcelata soddisfazione, hanno parlato dell'AIDS come della piaga dei gay. È stata una piaga, in effetti, ma già nel 1986, più o meno, la comunità gay ci aveva messo una pezza. Erano state individuate le due principali forme di prevenzione, ossia niente sesso non protetto e mai scambiarsi gli aghi per bucarsi. I giovani però si considerano immortali e, come diceva mia nonna quando alzava il gomito, se a un uomo viene duro non gliene frega niente di niente, a maggior ragione se l'uomo è sbronzo, fatto e sta smaniando per qualcuno. Holly sospirò e di nuovo scrollò le spalle.
Si sono corsi dei rischi, si sono commessi degli errori. Anche dopo che furono identificati i vettori della trasmissione, decine di migliaia di gay morirono comunque. I gay non scelgono il proprio orientamento sessuale. E solo oggi la maggior parte delle persone se ne rende conto e si comincia a capire la portata di questa tragedia. Grandi poeti, musicisti, matematici, scienziati, Dio solo sa quanti ne sono morti prima ancora che i loro talenti potessero dare qualche frutto. Morirono nei bassi fondi, in case che non avevano nemmeno l'acqua calda o nelle corsie per indigenti degli ospedali, e questo solo perché avevano folleggiato un po' troppo una sera in cui il volume della musica era alto, il vino scorreva a fiumi e le boccette di popper si stappavano con un pop. Una scelta? Ancora oggi c'è parecchia gente che la pensa così, ma non ha senso. Certi impulsi sono troppo forti, troppo primordiali. Fra le vittime avrei potuto esserci anch'io. Mi sarebbe bastato nascere 20 anni dopo. E questo vale pure per il mio amico Noah. Ma lui morì nel suo letto per un attacco di cuore e io morirò per... Non importa. Dopo i 50 anni le tentazioni sessuali diminuiscono e anche quando la voglia è forte, il cervello spesso ha la meglio sull'uccello. O se non altro riesci a trattenerti abbastanza da afferrare un profilattico. Non voglio dire che fra quelli della mia generazione nessuno sia morto di AIDS. Dei morti ci sono stati, perché nessuno è più pazzo di un vecchio pazzo, giusto? Ce ne sono stati anche fra i miei amici, ma i giovani che si accalcavano nei night tutte le sere sono morti in tanti. Furono la maggioranza. Io e quelli del mio giro, Noah, Henry Reed, John Rubin, Frank Diamond, a volte uscivamo solo per guardare i ragazzi esibirsi nelle loro danze dell'accoppiamento. Non gli sbavavamo dietro, però li guardavamo. Non eravamo poi così diversi dagli etero di mezza età che giocano a golf e una volta alla settimana vanno in certi ristoranti tipo Hooters, quelli con le cameriere mezze nude, solo per vederle chinarsi sui tavoli. Una condotta simile sarà pure patetica, ma non è comunque contro natura, sei d'accordo? Dave annuì. Una sera io e altri 4 o 5 amici finimmo per caso all'High Pockets, una discoteca. Credo che avessimo più o meno deciso di andarcene a dormire, quando entrò quel ragazzo da solo. Somigliava a David Bowie. Era alto, indossava pantaloncini bianchi da ciclista e una maglia blu con le maniche tagliate. Aveva i capelli lunghi, biondi, con il ciuffo alto, un taglio divertente e sexy allo stesso tempo. Aveva la bocca a cuore, un bel incarnato acceso, al naturale, senza trucco, con qualche brillantino argentato sulle guance. Tutti i presenti si voltarono a guardarlo. Noah mi prese per un braccio e disse: «Eccolo, quello sì che è Mr. Yummy, pagherei $1,000,000 per portarmelo a casa». Gli risposi ridendo che $1,000 non sarebbero bastati. A quell'età e con quell'aspetto il ragazzo voleva solo essere ammirato e desiderato, e magari scatenarsi a letto il più spesso possibile, il che quando hai poco più di 20 anni significa davvero spesso. Si mischiò quasi subito a un gruppo di bei ragazzi, anche se nessuno era bello come lui. Ridevano, bevevano, ballavano, qualsiasi cosa fosse in voga a quei tempi. Non si sognavano neppure di guardare i 4 adulti di mezza età che se ne stavano al bordo della pista da ballo, seduti al tavolo a sorseggiare vino. Uomini di mezza età che per altri 5 o 10 anni si sarebbero sforzati di apparire più giovani, prima di rinunciare del tutto. E perché poi uno come Mr. Yummy avrebbe dovuto guardarci, con tanti bei ragazzi che facevano a gara per catturare la sua attenzione? A un certo punto Frank Diamond disse: «Sarà morto entro un anno, chissà quanto sarà carino allora». Ma non lo disse semplicemente, lo sputò fuori, quasi si trattasse di una specie di bizzarro, non saprei, premio di consolazione. Holly, che era sopravvissuto all'epoca dei gay nascosti per poi vivere in quella in cui i matrimoni omosessuali erano stati legalizzati nella maggior parte del paese,
Ancora una volta scrollò le spalle magre, come a dire che era passata molta acqua sotto i ponti. E insomma, quel ragazzo è stato il nostro Mr. Yummy, un compendio di bellezza e fascino fuori dalla nostra portata. Non l'avevo più rivisto, fino a 2 settimane fa. Non all'Eye Pockets, non al Peter Peppers o al Tally Glass, né in nessun altro locale in cui andavo per... Comunque, via via che la cosiddetta era reganiana declinava, in certi posti andavo sempre meno. Alla fine degli anni Ottanta frequentare i club gay era considerato molto strano. Era come partecipare al ballo in maschera di quel racconto di Poe sulla morte rossa. Era un po' come dire: forza gente, scatenatevi e bevete un altro bicchiere di champagne, fregatevene se tutto intorno le persone muoiono come mosche. Non era affatto divertente, a meno che non avessi 20 anni e ti credessi invulnerabile. Deve essere stata dura. Holly sollevò il braccio libero dal bastone e fece com si com sa con la mano. Un po' sì e un po' no. Era quello che gli alcolisti in via di recupero definiscono prendere la vita come viene. Dave valutò se lasciar perdere o meno e decise che non era il caso. L'orologio che aveva ricevuto era un dono davvero inquietante. Dai retta allo zio Dave, Holly. Sono solo poche parole e poche sillabe. Non hai mai visto quel tipo. Deve essere stato qualcuno che gli somigliava. Ma se il tuo Mr. Yummy ai tempi aveva più o meno 20 anni, oggi dovrebbe averne almeno 50, sempre che sia scampato all'AIDS. Il cervello deve averti fatto uno scherzo, tutto qui. Il mio attempato cervello. Un cervello che si sta avviando alla demenza. No, non ho mai parlato di demenza, non sarebbe vero. Però sì, il tuo cervello è attempato, questo non si può negare. Vero. Eppure era proprio lui. La prima volta che l'ho visto era in Maryland Avenue, all'inizio del viale principale. Un paio di giorni dopo oziava sui gradini del portico vicino all'entrata, fumando una sigaretta ai chiodi di garofano. 2 giorni fa era seduto su una panchina fuori dall'accettazione. Indossava ancora la stessa maglia senza maniche e quegli incredibili pantaloncini bianchi. Era così bello che il traffico si sarebbe fermato per guardarlo, eppure nessuno si è accorto di lui, eccetto me, naturalmente. Non voglio fare dello spirito, pensò Dave, non se lo merita. Hai le allucinazioni, amico mio. Holly andò avanti imperterrito. Poco fa era nel salone a guardare la TV con gli altri uccellini mattinieri. Gli ho fatto un cenno di saluto e lui me l'ha restituito. Il volto di Holly si spalancò in un gran sorriso sorprendentemente giovanile. Mi ha anche fatto l'occhiolino. Pantaloncini bianchi da ciclista, maglia senza maniche, 22 anni di bella presenza. Io sarò anche etero, ma credo proprio che l'avrei notato. È qui per me. Quindi, come volevasi dimostrare, sono l'unico a poterlo vedere. Si alzò in piedi. Torniamo indietro. Sono pronto per il caffè. Camminarono fino al patio. E una volta là, si prepararono a salire i gradini con la stessa attenzione che avevano impiegato a scenderli. Avevano vissuto l'età di Reagan e ora stavano vivendo quella dei femori di cristallo. Quando raggiunsero il lastricato fuori dalla sala comune, si fermarono a riprendere fiato. Dave fu il primo a parlare. Quindi, cosa abbiamo imparato oggi, ragazzi? Che la morte, altrimenti rappresentata come uno scheletro con tanto di falce in spalla in groppa a un cavallo pallido, è in realtà un focoso ragazzo da discoteca con i brillantini sulle guance. Credo che ogni persona veda la morte a modo suo. Stando a quanto ho letto, quando si trova sulla soglia della morte, la maggior parte della gente vede la mamma. La maggior parte della gente non vede un bel niente, Holly, e tu non stai per me. Mia madre, tuttavia, se n'è andata poco dopo che sono nato, dunque non saprei proprio riconoscerla. Stava per incamminarsi verso la doppia porta, ma Dave lo prese per un braccio. Terrò il tuo orologio fino alla festa di Halloween, che ne dici? 4 mesi. E lo custodirò gelosamente. Ma se per quel giorno sarai ancora nei paraggi, lo riprenderai indietro. Affare fatto?
Benissimo. Ma adesso perché non andiamo a vedere come se la cava Olga con la Torre Eiffel? Olga era tornata al tavolo. Fissava il puzzle e non aveva una faccia allegra. Ti ho lasciato gli ultimi tre pezzi, Dave. Allegra o meno, se non altro aveva ben chiaro che fosse davvero il suo compagno di giochi. Com'è che allora ci sono ancora quattro buchi? Dopo una settimana di lavoro è davvero seccante. Succede, Olga, disse Dave sedendosi. Sistemò i pezzi rimasti con una soddisfazione che lo riportò ai giorni di pioggia del campeggio estivo. In quel momento ricordò che al campeggio c'era una sala comune simile a quella. La vita era come uno scaffale troppo corto, con due fermalibri all'estremità. È vero, succede, disse Olga guardando i buchi dove dovevano finire i quattro pezzi smarriti. Poco ma sicuro. È che succede spesso, Bob, davvero troppo spesso. Sono Dave. Olga lo guardò torva. E io che ho detto? Non aveva senso stare a discutere, così come non aveva senso provare a convincerla che 996 pezzi su 1000 erano comunque già qualcosa. Le mancano solo 10 anni per compierne 100 e crede ancora di aver diritto alla perfezione, pensò Dave. Certa gente si sostiene su illusioni davvero solide. Alzò lo sguardo e vide Holly spuntare dal laboratorio del bricolage, uno stanzino che confinava con la sala comune. Aveva in mano una penna e un foglio di carta velina. Arrivato al tavolo, sovrappose il foglio al puzzle. Ehi, 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 che stai facendo? Per una volta porta pazienza, mia cara, vedrai. Olga mise il broncio come una bambina, facendo sporgere il labbro inferiore. No, vado a fumare. Se vuoi smontare questo maledetto puzzle, accomodati pure. Rimettilo nella scatola o gettalo a terra, come ti pare, tanto così com'è non va bene. Se la filò con l'aria più altezzosa possibile, artrite permettendo. Holly si lasciò cadere sulla sedia e sospirò di sollievo. Così è molto meglio. In questi giorni è un calvario piegarmi. Disegnò sulla carta velina due dei pezzi mancanti, che per caso erano vicini l'uno all'altro, poi spostò la carta per disegnare gli altri due. Dave lo guardò incuriosito. Funzionerà? Certo che sì. Nell'ufficio posta ci sono scatole di cartone della FedEx. Ne rubo una, la ritaglio e disegno i tasselli. Nel frattempo assicurati solo che Olga non si faccia prendere da un raptus e smonti questo dannato puzzle prima che io torni. Non ti serve qualche foto come spunto? Posso andare a prendere il mio iPhone? No, non ne ho bisogno. Holly si picchiettò la fronte con aria solenne. La macchina fotografica è qui dentro. Somiglia più a una vecchia Kodak che a uno smartphone, ma funziona ancora a dovere. Tre. Quando tornò, Olga aveva ancora un diavolo per capello. Siccome non lo considerava perfetto, avrebbe voluto smontare il puzzle, ma Dave riuscì a distrarla sventolandole davanti il tabellone dell'altro gioco che le piaceva tanto, il cribbage. Giocarono 3 partite e Dave le perse tutte, e nell'ultima Olga lo stracciò addirittura. A volte quella donna non lo riconosceva, e c'erano giorni in cui credeva di vivere ancora ad Atlanta nella pensione della zia, ma quando giocava a cribbage non le sfuggiva niente. «È brava, ma è anche fortunata», pensò Dave con un certo disappunto. «Chi altri riusciva a sgraffignare 20 punti a quel maledettissimo gioco?» Erano circa le 11:15. Su Fox News era apparso Drew Carey che distribuiva premi a «Ok, il prezzo è giusto». Holly Franklin ricomparve e si diresse subito verso il loro tavolo. Si era rasato e con la linda camicia a maniche corte sembrava quasi un damerino. «Ehi, Olga!» Ho qualcosa per te, cara la mia fidanzatina. Non sono la tua fidanzata. E che possa essere seppellita nella merda d'orso se tu ne hai mai avuto una. Ingratitudine, il tuo nome è donna. Tira fuori le mani. E non appena Olga lo ebbe fatto, vi lasciò cadere i 4 nuovi tasselli che aveva fabbricato. Lei lo guardò sospettosa. E questi che sarebbero? I pezzi mancanti.
Mancanti da cosa? Del puzzle che stavi facendo con Dave, ricordi? Dave riuscì quasi a sentire uno scatto sotto la matassa bianca e crespa dei capelli di Olga. Fu come se vecchi relè e un'usurata banca dati tornassero in vita. Certo che mi ricordo, ma non andranno mai bene. Provali, no? Dave glieli prese dalle mani prima che lei ne avesse il tempo. Gli sembravano perfetti. In uno c'era l'intelaiatura della trave portante, nei due, che andavano in coppia, una porzione di nuvola rosa all'orizzonte e il quarto mostrava la fronte e il basco spavaldo di un balevordier così minuscolo che probabilmente stava passeggiando in Place Vendôme. «È davvero notevole», pensò. Benché avesse 85 anni, Holly ci sapeva ancora fare. Dave restituì i pezzi a Olga e lei li inserì nel puzzle, uno dopo l'altro. Combaciavano perfettamente. «Voilà!» disse Dave stringendo la mano a Holly. «Tu finì! Meraviglioso!» Olga si chinò così vicino al puzzle da toccarlo con il naso. «Il nuovo pezzo della trave non si abbina bene con quelli intorno.» «È un tantino ingrato perfino per te!» Olga sbuffò e senza che lei se ne accorgesse, i due uomini si scambiarono uno sguardo d'intesa. «Perché non ti siedi con noi a pranzo?» «E credo che oggi lo salterò. La nostra passeggiata e questo mio ultimo trionfo artistico mi hanno fatto venire sonno.» Chinandosi a guardare il puzzle, sospirò. «È vero, non si abbinano perfettamente, ma ci sono andato vicino. Se solo mio nonno avesse avuto le ruote, sarebbe stato un carretto. Caro il mio fidanzatino!» Holly arrancò verso la porta aperta che dava sull'ala Evergreen, facendo risuonare il bastone al ritmo del suo inconfondibile 1, 2, 3. A pranzo non si fece vivo, e quando non comparve neanche a cena, l'infermiera di turno andò a controllare in camera sua. Lo trovò sdraiato sul copriletto, le mani talentuose intrecciate sul petto. A quanto pare era morto come era vissuto, pacificamente e senza fare troppo chiasso. Quella sera stessa Dave andò fino alla porta della stanza dell'amico defunto, la trovò aperta e si sedette sul letto spoglio con l'orologio d'argento aperto nel palmo, così da poter vedere la lancetta dei secondi correre nel suo piccolo cerchio sopra il numero 6. Guardò le cose di Holly, i libri sullo scaffale, il blocco da disegno sullo scrittoio, i vari schizzi attaccati con il nostro adesivo alla parete, e si domandò chi li avrebbe prese. Probabilmente quel buono a nulla di suo fratello. Cercò di ripescare il nome dalla memoria e a un certo punto se lo ricordò: Tom. La nipote invece si chiamava Marta. Sul letto c'era un disegno a carboncino, un bel ragazzo con il ciuffo alto e dei lustrini sulle guance. La bocca a cuore si apriva in un piccolo ma invitante sorriso. Quattro. L'estate giunse al culmine, poi iniziò a tramontare. Gli scuolabus sfilavano giù lungo Maryland Avenue. Le condizioni di Olga Glukov peggiorarono. Sempre più spesso scambiava Dave per il marito defunto. Le sue abilità nel cribbage rimasero invariate, ma cominciò a perdere il suo inglese. Il figlio maggiore e la figlia di Dave abitavano nella vicina periferia, tuttavia era Peter che andava a trovarlo più di frequente. Arrivava in macchina dalla fattoria di Hemingford County, a quasi 100 km di distanza, e spesso portava il padre a cena fuori. Halloween era nell'aria, il personale della casa di riposo decorò il salone con stelle filanti nere e arancioni. Gli ospiti del Lakeview celebravano immancabilmente Halloween con sidro, torta di zucca e perfino popcorn, se non altro i pochi che avevano ancora i denti per tentare l'impresa. Per l'occasione molti si travestirono e la serata ricordò a Dave l'ultima conversazione che aveva avuto con il suo amico quando Holly gli aveva rivelato che sul finire degli anni Ottanta andare nei club gay era come un po' partecipare al ballo in maschera descritto da Pooh nel racconto sulla morte rossa. Anche il Lakeview a suo modo era un club e a volte era anche un posto allegro, però c'era un lato negativo. Non potevi andartene, a meno che non ci fossero parenti disposti a prenderti con loro. Peter e sua moglie lo avrebbero fatto,
Dave avrebbe solo dovuto chiederglielo. Gli avrebbero dato la stanza che apparteneva al figlio Jerome, ma Peter e Alicia finalmente potevano godere l'uno dell'altra e lui non voleva imporre la propria presenza. All'inizio di novembre, in un giorno piuttosto mite, Dave uscì nel patio e si sedette su una panchina. I viottoli erano invitanti, così illuminati dal sole. Tuttavia Dave non osava avventurarsi ancora su quei gradini, sarebbe potuto cadere, il che non sarebbe certo stato un bene. Senza aiuto non avrebbe potuto rialzarsi, una cosa umiliante. Davanti alla fontana intravide una giovane donna. Portava uno di quei vestiti lunghi fino al polpaccio con il colletto civettuolo, che al giorno d'oggi si vedono solo in alcuni vecchi film in bianco e nero. Aveva i capelli di un rosso acceso. Gli sorrise. E lo salutò con la mano. Ma guarda un po', pensò Dave, non ci siamo visti poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Eravamo a Omaha e tu stavi scendendo dal pick-up del tuo ragazzo in quella stazione di servizio della Humboldt. Come se lo avesse sentito pensare, la rossa carina lo omaggiò di una strizzata d'occhio e subito dopo si sollevò leggermente l'orlo del vestito, scoprendo le ginocchia. Ehi là! Miss Yummy, pensò Dave. A quei tempi hai fatto molto meglio di così. E al ricordo scoppiò a ridere. Dave la vide ridere a sua volta, però non sentì nulla. E sì che lei era vicina e le sue orecchie erano ancora buone. Poi la ragazza si spostò dietro la fontana e non rispuntò più. Ciononostante, Dave aveva motivo di credere che sarebbe tornata. Con lei aveva ritrovato un barlume di energia vitale, né più né meno. Il cuore che batteva all'impazzata per la bellezza e per il desiderio. La prossima volta sarebbe stata più vicina. Peter arrivò la settimana successiva e cenarono insieme in un localino poco distante. Dave mangiò di gusto e beve due bicchieri di vino che gli diedero un bel po' di carica. Dopo aver finito di mangiare, prese l'orologio d'argento di Holly dalla tasca interna del cappotto, vi arrotolò intorno la pesante catena e lo fece scivolare sulla tovaglia, verso suo figlio. E questo cos'è? È il regalo di un amico. Me l'ha dato poco prima di morire. Voglio che lo tenga tu. Peter tentò di restituirglielo. Non posso, papà, è troppo bello. In realtà mi faresti un favore ad accettarlo. Sai, l'artrite. Caricarlo non è per niente facile e presto non riuscirò più a farlo. Questo gingillo ha almeno 120 anni e un orologio che ce l'ha fatta così a lungo merita di funzionare il più possibile. Quindi te lo chiedo per piacere. Prendilo. Beh, se la metti così. Peter prese l'orologio e se lo infilò in tasca. Grazie, papà. È magnifico. Al tavolo vicino, così vicino che Dave avrebbe potuto toccarla semplicemente allungandosi un po', sedeva la rossa. Non aveva niente da mangiare davanti, ma nessuno sembrava farci caso. Da quella distanza Dave si rese conto che non era soltanto carina, ma straordinariamente bella. Di sicuro più bella di quanto non fosse la ragazza di allora. Quella a cui per un momento, scendendo dalla macchina del fidanzato, la gonna si era sollevata sino ai fianchi. Che dire del resto? Simili rielaborazioni erano, come la nascita e la morte, nell'ordine delle cose. La memoria non si limitava a far rivivere il passato, gli dava anche una bella lucidata. La rossa stavolta si tirò la gonna un po' più su, mostrandogli per un paio di secondi una lunga coscia bianca. Gli fece l'occhiolino. Dave glielo restituì. Peter se ne accorse e si voltò, ma dietro di lui c'era solo un tavolo da quattro deserto con un cartellino che diceva prenotato. Fissò il padre esterrefatto. Dave sorrise. Mi è solo andato qualcosa nell'occhio, ma adesso è a posto. Perché non chiedi il conto? Sono stanco, credo sia ora di entrare.
Ciao, io sono Alessandro e ti voglio ringraziare di aver ascoltato questo audio racconto di Stephen King, Mr. Yummy. L'ho trovato leggero, carino e molto malinconico. Se sei arrivato sino a qua, lascia l'emoticon di un orologio. Ce ne sono tanti con orari tanti diversi, scegli quello preferito. E io ti invito, se ti è piaciuto il racconto, a mettere un mi piace. Ad iscriverti al canale che sembra una cavolata, ma a me aiuta tantissimo. E se vuoi rimanere aggiornato su tutti i contenuti che io pubblico sul canale, puoi anche attivare la campanella delle notifiche. Se pensi che ci sia qualcuno a cui possa piacere questo racconto, puoi anche condividerglielo. Ti ringrazio e appuntamento al prossimo racconto. Ciao!